Salve a tutti cari Nikonisti e ben ritrovati ancora una volta sul canale. Oggi parliamo di questo obiettivo, il 17-28mm f2.8, un obiettivo grandangolare zoom che non è tanto grandangolare e non è neanche tanto zoom. Ma vediamolo dopo la sigla. Che cos'è che intendevo dire con poco grandangolare e poco zoom? Beh, questo obiettivo parte da 17 mm, che sì, è un ottimo grandangolo, perché 17 mm è molto molto utile da utilizzare, soprattutto per il paesaggio, ma anche nel reportage e in tantissimi altri generi, quindi sicuramente una focale utile, ma non è tanto grandangolare, non sono i 14 mm di un 14-24 o di un 14-30. Quindi insomma sì, è grandangolare, ma no, non lo è tanto. E poi è anche zoom chiaramente, perché va da 17 fino a 28 mm. Quindi andiamo da un grandangolare spinto fino a un grandangolare standard, che il 28 diciamo potrebbe essere il grandangolo standard per eccellenza. E quindi sì, è uno zoom, però non è che ci sia tutta questa enorme differenza di escursione. Sarebbe stato bello, secondo me, il mio modestissimo parere, se fosse arrivato a 35 mm, allora l'avrei visto molto meglio come focali e l'avrei sicuramente visto come un obiettivo per fare reportage, per fare street photography, per fare anche viaggi, queste cose qua, dove sì, ti serve un grandangolo, ma non ti serve il 14 perché fondamentalmente non ha molto senso in un reportage, ma ti serve magari arrivare fino a 35 per fare magari dei ritratti ambientati. Fermandosi a 28, non lo so, lo vedo un po' né carne né pesce, anche se comunque è un obiettivo che ha sicuramente la sua utilità. Sicuramente un punto di forza di questo obiettivo sta nel suo peso, lo vedete con il paraluce anteriore montato e il tappo posteriore, 483 grammi, se mettiamo anche il tappo anteriore, 498. Dai dati di targa dovrebbe essere 450, potrebbe darsi che la mia bilancia non sia precisa o che i dati di Nikon non siano precisi, insomma uno o l'altro, ma poco cambia, insomma meno di mezzo chilo per un obiettivo f2.8. Altra quindi caratteristica secondo me interessantissima di questo obiettivo, che lo rende veramente appetibile, è la luminosità, perché a questo prezzo, 1200 euro circa, con questo peso e queste dimensioni non troverete nulla con queste focali e un peso così ridotto. Non esiste al mondo niente del genere. E se noi facciamo il confronto con il 14-24, il vecchio, il re, di cui vi ho già fatto la recensione, questo qui pesa oltre un chilo. Ok, questo qui parte da 14, però insomma la differenza di peso è decisamente tanta, più del doppio. Posso mostrarvi questo bellissimo obiettivo grazie a Ottica Universitaria di Roma, che me l'ha mandato in prova. Questo è un usato ma assolutamente indistinguibile dal nuovo, sembra davvero nuovo, che ho provato per circa una settimana. Adesso devo rimandarglielo indietro perché l'hanno venduto. Chi lo compra secondo me fa un grande affare, perché lo paga molto meno, l'ha preso usato e l'obiettivo vi assicuro che è in eccellenti condizioni, sembra davvero appena tirato fuori dalla scatola. Se volete vedere l'unboxing di questo obiettivo, l'ho fatto sul secondo canale, Nikonisti Extra, è un video breve fatto col cellulare, dove vi mostro cosa c'è nella confezione. Comunque vabbè, c'è l'obiettivo, il tappi anteriori e posteriori, il paraluce dedicato e una pochette per mettere dentro l'obiettivo, che fondamentalmente non serve a niente. Poi vabbè, c'è la scatola, l'istruzione, tutte quelle robe lì. In ogni caso vi consiglio Ottica Universitaria, non ci guadagno niente a farlo, se comprate da loro e dite che arrivate da Nikonisti, sull'usato avete il 10% di sconto e a me manderanno altre cose da provare. Peraltro quello che c'è nel loro usato lo posso provare, per cui se vedete qualcosa che secondo voi dovrei recensire fatemelo sapere nei commenti, così io so che glielo devo chiedere per provarlo e farvi vedere come va. L'obiettivo come vedete è molto compatto, se tolgo il paraluce diventa ancora più piccolo. Diciamo che è poco più grande di un 35-1.8, quello AFS, più o meno è grande come il 35-1.8S/Z, per cui insomma molto molto compatto e costruito bene, davvero bene, nonostante sia praticamente tutto di plastica, sembra fatto di quello stesso tecnopolimero del 300F4, quindi una plastica sì, ma di qualità. Abbiamo ovviamente la ghiera zoom, ovvio, gommata, ben gommata, bella. Abbiamo una ghieretta che serve per il fuoco, ma comunque programmabile, e basta, non vi è nient'altro. L'obiettivo è a prova di acqua, c'è la guarnizione e comunque la costruzione
è ben fatta, quindi di sicuro l'acqua non entra, vedete che non si muove niente quando cambio la focale, ottimo, ben costruito. La lente anteriore è abbastanza piccola, 67 mm, per cui accetta filtri di piccole dimensioni, quindi economici, e anche abbastanza rientrante rispetto al bordo dell'ottica, per cui anche quando non c'è il paraluce montato il rischio di toccare la lente frontale è assolutamente nullo, a meno che ovviamente non avete un punzone e glielo infilate dentro. Ovviamente una volta montato il paraluce è ancora più difficile toccare la lente frontale, bene così, bene che sia protetta e che non si possa toccare accidentalmente. Questo lo dico perché altri grandangoli come il mio 14-24 FS, quando è a 14 mm il rischio di toccare la lente frontale con qualsiasi cosa è altissimo. Con questo obiettivo qui no. Buona cosa perché effettivamente poi nella pratica è utile. Cosa ne penso di questo obiettivo? Allora, sicuramente è bella e interessante tutta la serie 17-28, 28-75, 70-180, perché tutti e tre gli obiettivi sommati pesano circa 1,8 kg, per cui siamo veramente a un peso limitatissimo per un corredo tutto F2.8. Sono F2.8, hanno una buonissima qualità, anche se di certo non è neanche vicina a quella della serie S, quindi 14-24S, 24-70S, 70-200S restano a un livello superiore rispetto a questi qui, però questi pesano meno, ingombrano meno e costano meno, costano circa meno della metà, quindi insomma c'è un bel risparmio e si ha un corredo completo, per cui sono sicuramente appetibili non solo per gli amatori ma anche per i professionisti, perché in tanti ambiti lavorativi obiettivi del genere vanno benissimo, perché comunque la qualità c'è e ovviamente non bisogna andare a cercare il pelo nell'uovo, non bisogna andare a fare riproduzione di opere d'arte con questi obiettivi qui, non è proprio neanche il loro campo, ma comunque permettono di portare a casa il lavoro senza problemi e con un peso molto limitato, e in certi ambienti, magari in viaggi, cose del genere, sicuramente può fare la differenza avere un corredo più leggero. Per quello che riguarda l'autofocus, questo obiettivo qui va molto bene, chiaramente non è un fulmine ma non è neanche lento, per cui insomma sta nel mezzo, forse un pelo più lento degli AFS, insomma siamo abbastanza lì, comunque non è male assolutamente, anche perché stiamo parlando di un grandangolo dove ovviamente la velocità dell'autofocus non è che sia così importante, ma comunque vi dico è veloce, non un fulmine ma veloce. Rumore l'autofocus praticamente non ne fa, per cui se volete fare video nessun problema con questo obiettivo qui, non correte nessun rischio di sentire il rumore dell'autofocus nelle vostre riprese, ovviamente se utilizzate un microfono esterno è sempre meglio lo stesso. Per quello che riguarda la qualità di immagine vi mostro poi un test che ho fatto, non l'ho fatto comparativo, l'ho fatto solo su questo obiettivo, ma tant'è, almeno vedete un po' come lavora. Secondo me non va assolutamente male. Ha un po' di vignettatura, ma questo è normale, tutti i grandangoli ce l'hanno, compreso il Milvus 25 mm 1.4 di Zeiss, che ne ha parecchia, quindi non vedo perché questo non debba averne. Un po' di distorsione, è abbastanza sintomatico di obiettivi del genere, non è diciamo correttissimo come distorsioni, però tant'è. C'è un po' di aberrazione cromatica, i diaframmi tutti aperti, nella media diciamo, assolutamente paragonabile a obiettivi come il mio 14-24 2.8 AFS, come anche la resa un po' ai bordi, diciamo che siamo abbastanza lì. Non ho fatto confronto diretto dei test uno e l'altro, ma vi dico per esperienza che siamo abbastanza lì. Con i diaframmi chiusi, quelli di lavoro, da paesaggio, quelle cose lì, va assolutamente bene, come un po' tutti gli obiettivi ormai vanno bene. Secondo me è un obiettivo che, se vi interessa come focali, è assolutamente da possedere. Io comprerei questo obiettivo? La risposta è sì, ma anche no, e poi vi spiego il perché no. Il sì è dovuto al fatto che è un obiettivo molto versatile, che è molto luminoso, perché è un F2.8 con apertura costante, buone focali, anche se, vi ho detto, avrei preferito arrivasse a 35 mm, buono stacco dei piani, e questa cosa non è così scontata su un obiettivo del genere. Vedete in queste immagini che comunque lo sfondo è ben staccato, nonostante appunto è un grandangolo, non dovrebbe staccare più di tanti piani, ma direi che fa il suo lavoro. La qualità, come vedete, è molto più che sufficiente, perché sì, andiamo a vedere il test, altri obiettivi vanno meglio, ma
comunque la qualità è molto buona, quindi le foto poi sono belle, sono stampabili e tutto quanto, che è alla fine quello che conta. Insomma, se c'è un altro obiettivo migliore di questo, poco importa, l'importante è fare delle fotografie belle che poi possiamo stampare e utilizzare con soddisfazione per l'utilizzo che vogliamo farne delle nostre fotografie. L'unico dubbio che mi è venuto provando questo obiettivo è stato: ma è meglio un 17-28 f2.8 oppure un 20-1.8 fisso? Perché l'escursione non è tantissima. Da 17 a 20 chiaramente c'è una buona differenza come angolo di campo, però non è quella differenza che c'è tra 14 e 20, dove cambia proprio la prospettiva, cambia proprio il modo di fotografare tra un 14 e un 20, ma tra un 17 e un 20 non cambia il vostro modo di fotografare. Ok, ci sta qualcosina in più di mondo, ma non fa tantissima differenza. E anche con un 20, insomma, se croppi un pochino, ci arrivi a 28. Oppure nel prezzo di questo obiettivo qui, forse, visto che costa 1200 euro circa, ci sta forse il 20 usato e il 28 nuovo. Quindi, insomma, ci stai dentro come prezzi e prendi due obiettivi fissi. Io forse sono più dell'idea di comprare un 20 1.8, che sì, è meno versatile, ma secondo me potrebbe essere una validissima alternativa a questo obiettivo, più che altro perché i prezzi sono praticamente gli stessi. Quali sarebbero i vantaggi di questo rispetto a un 20? Beh, ovviamente che è uno zoom, quindi sicuramente molto molto più pratico in cerimonie, in eventi, in reportage. Questo secondo me è superiore. Per quello che riguarda invece la qualità, non l'ho ancora provato, ma non ho dubbi, il 20 1.8 è sicuramente superiore a questo, inoltre è 1.8 e quindi diventa versatile per esempio anche per i cieli stellati o per situazioni notturne dove effettivamente è molto molto buio, o anche per staccare ancora di più i piani nonostante stiamo parlando di focali grandangolari. Per cui io voglio lasciarvi questo dubbio: 17-28-28 oppure 20-1.8 e magari anche 28-28 in accoppiata, come insomma due obiettivi per sostituirne uno. Ed eccoci passati al computer, questa è la ripresa che ho fatto per la focale 17 mm e qua vediamo il ritaglio. Chiaramente f2.8 è un po' più morbido, c'è un po' di aberrazione cromatica, neanche tantissima, direi che si nota di più la morbidezza rispetto all'aberrazione cromatica, siccome come aberrazioni cromatiche ci siamo, un buonissimo risultato. Come qualità d'immagine, diciamo che al centro a 2.8 non è ovviamente super nitido, comunque insomma non se la cava assolutamente male. Ovviamente chiudendo il diaframma la situazione migliora, comunque è un buon risultato, non è che sia scarso, non fa gridare al miracolo, ecco. Passando a 20 mm, secondo me la situazione generale migliora, è migliore anche a tutta apertura, forse una delle focali a cui va meglio in assoluto questo obiettivo. Devo dire che va molto bene, già da f4 è tanto nitido, per cui secondo me questa focale qui è assolutamente promossa, quindi direi che insomma va bene. Come aberrazioni cromatiche ce ne sono sempre un pochino, soprattutto sul nero intorno, ma insomma è abbastanza normale che ci sia un po' di aberrazione cromatica, soprattutto quel nero lì intorno, quello del color check, quel materiale plastico che fa riflessi, lo fa sempre con tutti gli obiettivi in pratica. 24 mm, questa è la ripresa, andiamo a vedere il dettaglio. A 24 mm anche si comporta molto bene, devo dire che c'è, funziona e non ci si può assolutamente lamentare, ottima nitidezza, quindi come anche a 20 mm a f4 già rende davvero bene e quindi insomma supera la prova sia a 20 che 24 mm. Passiamo ora a 28 mm, sto facendo un po' in fretta questo test per non annoiarvi, al massimo fermate l'immagine e vedete il test più con calma. Qui vediamo ingranditi i ritagli, devo dire che anche in questo caso si comporta molto bene a partire da f4, il 2.8 è un pochino morbido e torna un po' di aberrazione cromatica, così come l'abbiamo vista a 17. Secondo me i 17 mm sono quelli in cui va un po' peggio, l'obiettivo comunque va bene ma non bene come le altre focali, le focali migliori sono quelle intermedie sicuramente. Passiamo al test al bordo, vediamo che distorsione ce n'è, ma grazie al cavolo, perché comunque è una prospettiva stranissima quello che ho cercato di fare, ho voluto vedere come si comportava
mettendo il soggetto nell'angolo, cosa che non bisognerebbe fare ovviamente, però noi volevamo vedere come risultava l'immagine. Quindi distorsioni ce ne sono, ma sono abbastanza regolari, quindi facili da correggere, non vedo grossi problemi per quello che riguarda le distorsioni. Chiaramente non è perfetto, assolutamente, però sicuramente è correggibile e non è assolutamente un problema utilizzare questo obiettivo anche a 17 mm. Passando a vedere da vicino il test, questo qui a bordo, devo dire che se la cava bene, chiaramente le prestazioni non sono le stesse di quando andiamo a vederlo al centro dell'immagine, ma è inevitabile, però secondo me sono prestazioni assolutamente in linea col tipo di ottica e con il prezzo, perché veramente, secondo me, zoom a questo prezzo F2.8 che hanno queste prestazioni, insomma, secondo me non ce ne sono. È assolutamente paragonabile, anzi secondo me va meglio del 1424 FS ai bordi, che non è correttissimo ai bordi. Poi chiudendo il diaframma sì, la cosa che si può notare in questo è che chiudendo il diaframma si migliora, ma non tantissimo, quindi le prestazioni sono abbastanza costanti, hanno cercato di ottimizzare parecchio la resa F2.8, cosa sicuramente molto positiva. Comunque secondo me F4 è quella dove rende sempre meglio questo obiettivo, non so perché, però rende davvero bene F4. Passando a 20 mm vediamo che la distorsione si riduce visibilmente rispetto a prima. Andiamo a vedere nel dettaglio, stessa situazione di prima, forse a 20 mm va un po' peggio F2.8 rispetto a 17, comunque in linea di massima va abbastanza bene anche qui, aberrazioni cromatiche poche, pochissime e nitidezza buona per essere un bordo abbastanza estremo, insomma aver un po' torchiato l'obiettivo. Direi che insomma va bene, ci sono sicuramente obiettivi che vanno meglio, come il 1424 serie S, quello lì, vabbè, insomma, costa il triplo ragazzi, va meglio. 24 mm, migliora ancora la distorsione, quindi sicuramente bene. Andando a vedere più da vicino, più o meno la situazione rimane invariata, rimane a 2.8 abbastanza morbido. Strana questa cosa che a 20-24 mm al centro renda praticamente al meglio e al bordo vada fin meglio a 17. Strana questa cosa qui, comunque F4 è ancora meglio 5-6, vediamo che la qualità è già molto molto elevata, perché chiaramente chiudendo F8, 11 eccetera migliora ulteriormente, ma questo lo sappiamo già. Comunque devo dire che come omogeneità di resa non è male questo obiettivo, ho visto obiettivi più costosi che sono anche peggio rispetto a questo, come per esempio il mio 1424 FS, che diciamo che ai bordi non è eccezionale, soprattutto ai diaframmi tutti aperti, però insomma alla fine poi le fotografie vengono bene con quello, c'è poco da dire, poi i clienti sono contenti, le stampe vengono belle anche su grandi dimensioni, va bene così. 28 mm fuoco sul bordo, distorsione ancora minore, ovviamente stiamo parlando di un 28, anche qui a 2.8 è più morbido, devo dire che forse ai bordi a 17 è la situazione in cui rende meglio, e per il resto diciamo più o meno la situazione di prima, 5.6 dà il suo meglio ai bordi, poi ovviamente F8 eccetera migliora ulteriormente. Aberrazioni cromatiche pochissime, al bordo me ne aspettavo molte di più, per cui molto ben corretto questo obiettivo da questo punto di vista, proprio delle aberrazioni cromatiche, e cosa assolutamente molto positiva, perché alla fine la nitidezza in sé, se non è poi associata anche a una scarsa aberrazione cromatica, quindi non abbiamo elementi che sono di disturbo come appunto i colori che vanno a bordare le nostre linee, sicuramente questo aiuta ad avere un'immagine più bella, più pulita e che sembra più nitida, nonostante ovviamente la nitidezza a 2.8 ai bordi non può assolutamente essere a livelli stratosferici, soprattutto se un obiettivo così piccolo, così leggero e purtroppo devo dire economico, dico purtroppo perché ormai gli obiettivi economici costano 1000 euro, cioè è una roba folle, però ormai è così ragazzi, gli obiettivi economici costano 1000 euro, cioè è così il mercato, fa schifo lo so, però è così. In conclusione, questo obiettivo mi è piaciuto, l'ho utilizzato sulla Z8, su quella macchina lì assolutamente scompare, il suo peso è praticamente nullo, non ti accorgi neanche di averlo montato, è davvero come avere su un 35 1.8, che la differenza di peso c'è, ma cambia davvero poco operativamente parlando, con un obiettivo così compatto
e così leggero, per cui sicuramente molto molto comodo. Ripeto, mi dispiace che non arrivi a 35 mm, altrimenti starei già lì a cercare un modo per comprarlo e sicuramente avrei già contattato Ottica Universitaria per chiedergli un mega sconto per avere un 17-35-28. Non arriva a 35, io sto davvero pensando di ricomprarmi il 20, visto che il mio 20 AFD ormai è opacizzato, ha le lenti scollate, purtroppo non si può più utilizzare e mi manca un po' non averlo. Per cui sì, questo obiettivo qui è valido, ma forse no, non fa il caso mio, magari fa il caso vostro, quindi insomma di sicuro non è un obiettivo da scartare. Valutatelo perché è molto molto valido. Ciao a tutti, ricordatevi di iscrivervi al canale e come sempre condividete il video e non lo so, restate sani, cosa che dicevo? Non me lo ricordo più. Vabbè, ciao ragazzi!